Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Pokémon versione nera Randomizer Nuzlocke. A quanto pare è autunno finalmente e devo arrivare a Libecciopoli. E Starry si è evoluto in Typhlosion, ma nella grafica non c'è. Perché non c'è nella grafica? Boh, spero che stavolta ci sia, che venga renderizzato effettivamente il file. Oh, eccoci qui all'entrata del ponte. Ponte Meraviglia. Bene, ora devo chiamare. Chi devi chiamare? Skyla? Non mi ricordo il nome italiano. Guarda che cinematic! Flexale tutte, Game Freak, ste cinematic, vai! Flexa tutto! Guarda, se ora ci sono già degli allenatori sul ponte, io urlo. Ma non un urlo di quelli che fanno i matti, un urlo. Devo lasciarvi, eh. Troppe interviste da fare, troppi set da... Non hai finito! Parole, le parole italiane, dove sono? Sono allenatore, quindi diventerai forte. Beh, grazie. Questa è l'idea che ogni allenatore dovrebbe avere. Tu che mi dici? È inaudito che non si possa attraversare un ponte. Guarda che si... Vedi, ci sto andando, ma... È un tipo... C'è un allenatore lì! C'è un allenatore! No, quello che è. Non ha senso! Ah, è vero, qui possono comparire dei Pokémon. One eternity later. Oh, guarda, proprio all'ultimo. Quando... Quando decido di smettere di provare, credili. Credili, acciaio o acqua? Ma vi dirò che non mi dispiace. Non so che prede voglia cercare vicino alla riva, quindi lo chiamo carestia. Però in inglese, famine. Va bene, possiamo scendere da questo ponte bellissimo. Piove. I ponti sono una cosa straordinaria. Va bene. Anche il tizio del percorso 5 ha detto la stessa cosa. Libecciopoli perché soffia il vento di Libeccio, giusto? Oddio, qua un po' la texture. Vabbè, l'emulatore è quello, eh. Ho scelto una risoluzione un pochino più elevata, però a discapito di qualche texture che si compenetra. E voi sareste l'allenatore di cui parlava Camelia. Io sono Rafani, capo palestra di questa città. E non vi do il benvenuto, andatevene via. Ah, perché c'è il Team Plasma. Ok, vabbè, guarda, ci pensiamo noi, eh. Ma non è che ci troviamo con quello che è successo. Ma che ne so io. Però mi pare dirvi che siete stati voi e quindi è colpa vostra. Ma il Team Plasma già c'era, vuol dire. Sanno volare, loro hanno i macchinari potenti. Hanno i potenti mezzi amplificati loro. Se scopriamo quelli del Team Plasma ci fai sfidare la tua palestra? Ma quanto sei caro e bravo. E allora vado a cercarli e poi ti sfido in palestra, ok? Ma che c'è, l'ortofrutta? Si comprano i limoni qui? Signora, i limoni! Ha comprato tutto Charles. Charles il rubacuori? Colui che ruba la cosa più preziosa delle persone? Come i Phantom Thieves? Ma è lui! Devi aspettare che curi Pokémon, amico mio. La verità è che ho due Pokémon Drago in squadra e non vorrei averne più di due, quindi... Buai! Quindi per il momento Corsola se ne sta qua, ok? Sceptile e Macargo. Ehi, Macipiano. Che vergogna. E io che pensavo di darti una lezione. Certo che ci sei proprio fare, eh. Vai a Boreduopoli per fare lotta a rotazione. No. Allora, in teoria qui posso fare un'altra cattura. Giusto? Magmatore, wow. Non pensavo. Ma chi è? Boia, zio! Boia! Con Ag ho difesa e difesa speciale da fare schifo, quindi posso provarci. Non ricordavo questa host per i leggendari di copertina. Yes! Ma guardalo! Ma guardalo! Let's go! Pokémon bianco verità. Pokémon di cui si parla nei miti. Può incenerire qualsiasi cosa soffiando fiamme dalla coda. Normale veleno. Typing penoso, ma ce lo facciamo andare bene. Reshiram, come lo chiamo? Allora, è un nome un po' idiota, Whiter. Che significa bianco, più bianco. Però, dato che è in parte del suo nome in giapponese significa bianco, Shiro... Reshir, sarebbe Shiro, bianco. E
la verità è bianca. Non ha colori la verità. La verità dovrebbe essere trasparente, diciamo. Non ha colori, però diciamo che è bianca. Per restare in linea con Reshiram, ok? È un po' una supercazzola. Però va bene anche così. Ma come Arceus? Ma no! Ma perché? Ma dai, la sagra dei leggendari oggi. Perché di là nel percorso 5 c'era anche Giratina. Ah! Ok. Io direi di entrare nella cella frigorifera qua e affrontare i cattivi. Link, il Team Plasma non può essere che qui dentro, giusto? Io freddo non lo sopporto. Meglio farsi coraggio e controllare anche dentro? Sì. Sì. Tu non sopporti il freddo, ma io sì. Pensavo a quello che ha detto il campione. Mi chiedo se un buon allenatore debba anche avere altre aspirazioni oltre a voler diventare forte. Più penso e meno capisco. Vabbè, controlliamo l'interno. Yeah. Però ci sono anche altri allenatori, che non è una buona cosa. Ah, eccoci. Mi sembrava strano. Ah? C'è qualcuno là dentro? Allora andiamo. Eh sì, aspettati però. Beh, ovviamente non so se c'è qualcuno, però penso di sì. Tu che dici, eh? Perfetto, allora. Let's go! Vediamo un po'. Ci sono tre persone lì. Sono il Team Plasma. Ah, ehi, quanti? Seguaci! Serrate le file per ripararmi meglio. Sto morendo di freddo! Se stai vicino a dei blocchi di ghiaccio è quasi normale. Ma non possiamo parlarne fuori, qua dentro è insopportabile e freddo. Abbiamo in consegna i Pokémon del sovrano. Non possiamo permettere che si facciano male. Seguaci, disperdete questi scocciatori. Ricevuto, adesso ce l'avete con noi, Bene, ora che abbiamo affrontato tutti, direi che... guarda, arriva Rafan. Ehi, ma guarda tu, chi l'avrebbe immaginato in un nascondiglio gelido? Portate via questi ladri di Pokémon! Ok. Forse voi venite con noi. Ma non sono un po' troppi? Ci volevano un altro paio di aiutanti, magari, eh? Avete fatto un buon lavoro. E come promesso accetterò di sfidarvi della mia palestra. Allora vi aspetto! Oh, va, pensavo che la palestra stava qua sopra, invece era qua sotto. Ah! Gekis! È un piacere conoscerti, Rafan. Mi chiamo Gekis Armonia Gropius e sono del Team Plasma. Sono venuto a riprendere i miei compagni. Grazie per averne avuto cura. Non è caso di ringraziarmi. I tuoi amici stavano cercando di rubare i Pokémon. Devi aver frainteso. Noi stiamo solo liberando i Pokémon dai malvagi. Va bene, portateli via. Non ti chiamano re delle miniere senza motivo. Hai una straordinaria capacità di giudizio. Allora mi riprendo lui, che è uno dei sette saggi, gli altri a quel paese. Grazie, Gekis. Non c'è di che. In fondo anche tu, come me, sei uno dei sette saggi. Siamo tutti a servizio del sovrano, che ricordo è N. Arrivederci, signori. Ci incontreremo di nuovo. Purtroppo sì. Vabbè, quindi vado prima io, Comor? O vai prima tu? Che facciamo? Ah, tu ti vai a allenare? Bene, io invece entro subito. L'acqua fresca, mi piace. Utilizza Pokémon di tipo terra. Non è vero. Qua si va con i pulsanti, ci sono ascensori dappertutto. Ricorda un po' la palestra di Canalipoli, però. Però è un po' diversa. Tu qui puoi scegliere come comandare l'ascensore. E mi sa che siamo arrivati al capo palestra allora. Ehi, fossili! Siamo in America? Sì, in teoria sì, però in realtà è più Australia che America. Let's go allora. Anche se sì, Unima è l'America, quindi è giusto. Però io personalmente li metterei in un museo. Ci guadagneresti anche qualche soldino, eh. Non è che il museo se li prenda gratis. Si può fare del godo allora qui? Si può fare dell'andare? Bene, fatti sotto. Voglio proprio vedere cosa è tanto piaciuto a Camellia. Sì, sì, ho altre qualità oltre alla lotta, sai? Certo che i leggendari non ci fanno schifo, eh. Tanto vale provarci. Rullo duro, vai. Uno sturo duro che tentenna. Lo sturo duro è quando metti la saliva così e poi dopo nell'orecchio. Non l'ho mai subito, per fortuna.
E non l'ho mai fatto perché mi dava fastidio a me, figurati se lo potevo fare agli altri. Dai, con sto rullo duro. Gran collera, attenzione, gran collera è molto buona perché così massimizzo il mio attacco. Holy shite! Ma era super efficace. Mamma mia, oh Cloud, tutti quanti lui se li sta a fare gli allenatori. A parte che quelli della palestra se li ha fatti tutti lui. Polybrath mi fa paura. Potrebbe avere qualsiasi attacco. Qualsiasi attacco potrebbe avere. Una super potion, vai. Non si ricarica al massimo, però gran collera è tanta roba. Marchiatura mi scotta, vero marchiatura? Marchiatura mi scotta. Cambio Pokémon. Volevo farla con Cloud, ma niente. Mando in Human. Almeno posso fare Ira di Drago, levargli un bel po' di punti salute e poi vedere da farsi, insomma. Marchiatura lo so che mi scotta, ma Ira di Drago toglie 40 comunque. Ah, non mi ha scottato, forse perché sono tipo fuoco. Potrebbe essere, non ricordo di preciso se marchiatura scotta anche il tipo fuoco, ma sembra di no. Ah, attacco rapido, Allora, ora forse si recupera la salute lui. No, è ancora giallo. Ah, ok, Rachel. Ah, non avevo letto il nome. Buono. Un'altra Ira di Drago e ci siamo. Finalmente, era ora. Ah, oh, svanisce, vabbè, non fa nulla. E Polybrath va giù, finalmente. Ok, Poliwag. Ma mi prendi per il... cioè, mi prendi in giro? Vabbè, dai, vabbè. È facile arrendersi, sì. Arrenditi. Niente mi fai. Eccolo qua, Ira di Drago e anche la quinta medaglia direi che è conquistata, amici miei. Una bella sfida è stata. Accidenti, comunque sappi che non ti ho usato riguardi. Non devi usarli riguardi. Non devi usarli. Ah, me l'hai fatta! Una tecnica di lotta proprio buona per un allenatore così giovane. Ora capisco cosa ha visto in te Camellia. Però che rabbia, tieni è tua. Non mi piace la medaglia spezzata, ora la taglio e poi la rincollo dritta, più bella. Sembra un siluro se è dritta, no? Ma un suppostone! Un suppostone quando è dritta. Medaglia sisma, hai 5 medaglie, eh! Con quelle Pokémon ti obbediranno fino al livello 60, non ci arriverò mai prima della Lega. Vai alla cava che trovi alla fine del percorso 6 e aspettami lì. Per darmi la MT, che è una cosa proibita? Non lo so. Comunque allenerò un po' i Pokémon, vorrei portarli tutti al 30, quelli che non ci sono, tipo Dragonite. Allora, vi dico una cosa, Reshiram non lo metto in squadra. Non lo metto in squadra perché? Non perché è troppo forte, no, fa veramente schifo in realtà il doppio typing, ma sono contento di essere riuscito a catturarlo. È questo, nuoto Velox, martellata come attacco. Ah, mi dispiace non poterlo e non volerlo mettere in squadra, ma va così, dai. Va così a sto giro. Allenerò quelli che ho in squadra. Compriamo qualche super pozione e poi posso chiudere il video. Beh, allora io direi che per questo video è tutto. Io vi ringrazio ovviamente come sempre per averlo seguito. In descrizione, regole, link per Instagram e Telegram. E noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye.